Salve a tutti e ben ritrovati. Questa breve sessione vorrei concludere il discorso sui vincoli predefiniti che abbiamo iniziato con il video precedente. In particolare vorrei illustrarvi con dei casi pratici delle situazioni in cui inserire un vincolo predefinito non è alla fine funzionale per ottenere il riscontro nel montaggio in assieme. Parto da degli esempi molto, molto semplici, per esempio una vite a testa svasata. Questa vite a testa svasata ha un vincolo predefinito sull'attaccatura del gambo con la testa. L'attaccatura del gambo con la testa rappresenta una transizione e quindi in quanto tale verosimilmente non darà riscontro al vincolo predefinito. Infatti, vi faccio vedere, procedendo con il montaggio, come il componente non vada ad agganciare alcun vincolo predefinito. Diversamente, invece, utilizzando un elemento di libreria, il vincolo è stato inserito in modo tale che lo snap e il riscontro fosse automatico. Diciamo, in questo caso la soluzione è abbastanza semplice, poiché basta modificare il bordo e scegliere anziché un bordo di transizione, un bordo in cui vi sia diciamo, un contorno relativo ad una superficie planare, aggiornando il componente, quindi rientriamo in assieme. Riaggiorniamolo e reinseriamolo, vediamo come a questo punto il vincolo predefinito viene agganciato. Ora non proseguiamo perché non è nostro interesse inserire tutti i componenti. Vi sono altri casi che apparentemente molto semplici rappresentano delle insidie. E le insidie, per esempio, possono essere relative all'inserimento di una vite a testa cilindrica in cui l'attaccatura tra testa e gambo è in realtà caratterizzata da una transizione. In questo caso una transizione con raccordo. Il vincolo in questo caso è stato banalmente spostato sul bordo esterno della testa. Questa condizione però non è in realtà così immediata, cioè non è sempre possibile avere una via d'uscita così semplice. Vi faccio vedere ad esempio questo componente predefinito di SolidWorks che non ha la possibilità di offrire superfici adatte ad un vincolo predefinito. Lo apriamo e notiamo che il vincolo predefinito infatti era stato agganciato su un bordo che era contiguo a una transizione, pertanto non è funzionale. Però in questo caso non possiamo nemmeno spostarlo su un bordo esterno, perché il bordo esterno è caratterizzato da un'altra transizione con un raccordo. E per ovviare a questo tipo di problemi si utilizza la costruzione di un secondo corpo fittizio. Molto semplicemente, realizzo uno schizzo partendo dalla base della testa della vite e cerco di realizzarlo chiaramente il più piccolo possibile. Questo avendo cura, tra l'altro, di non unire i due corpi, proprio perché il mio obiettivo è quello di ottenere due elementi distinti in cui uno sarà funzionale per l'inserimento del vincolo predefinito, per cui vado a modificare il vincolo predefinito e scelgo questa volta il bordo esterno, ma del secondo corpo, che è un corpo che ha caratterizzato da una topologia molto semplice, per cui i bordi sono relativi a connettono delle facce che non hanno transizione. A questo punto possiamo anche rimettere in mostra il nostro oggetto e nascondere invece il nostro corpo solido di servizio, chiamiamolo di servizio, rientrare nell'assieme e provare ad inserire nuovamente il nostro oggetto. Diamo una rinfrescata al task pane e vediamo che l'obiettivo è stato raggiunto, perché il nostro oggetto ha un vincolo di predefinito funzionale. Vi
Quindi sostanzialmente vi sono delle situazioni in cui per inserire un vincolo predefinito bisogna ricorrere a degli stratagemmi, alcune volte molto semplici come spostare il bordo su un altro elemento geometrico, altre volte, quando questo non è possibile, per evitare di inserire il bordo su una transizione, dobbiamo costruire un elemento, un altro corpo solido all'interno della parte. Bene, spero che queste informazioni possano esservi state utili come sempre e vi saluto e vi aspetto alla prossima. A presto!